Ciao Leone, benvenuto in questo nuovo video. Vediamo l'oroscopo per l'intero mese di settembre 2022. Questo video avrà valore se sei nato sotto il segno del Leone, se hai l'ascendente Leone, se hai la Luna in Leone. Nello stesso modo, guardati anche i video appunto di Sole, Luna, ascendente e poi metti tutto insieme. Oltre a questo, ti volevo dire, siccome c'è un transito per te spettacolare, che è quello di Marte in Gemelli e che durerà 7 mesi, guardati il video, ti lascio il link in fondo sotto in descrizione. Guardati il video anche di Marte in Gemelli, perché lì vado a vedere questo passaggio che durerà 7 mesi. Quindi sì, anche tutto settembre, ma poi fino alla fine di marzo. Quindi ascoltatelo se tu non lo avessi ancora visto, va bene? Detto questo, Leone, vediamo con l'astrologia cosa vedono per il mese di settembre, un po' le stelle, e poi andrò a interrogare anche i miei tarocchi per scendere nei dettagli e nei particolari del mese. Allora, dicevamo, qui c'è Giove in Ariete. Wow, per te, wow. Marte in Gemelli, per te Ari wow, per 7 mesi. Venere in Leone, almeno la prima settimana di settembre. Mercurio in Bilancia, che per te è un altro wow. Ne vuoi ancora? Ecco, dalla fine, cioè dal 23-24 settembre, c'è anche il Sole in Bilancia, un altro wow. Cioè, ma che vuoi di più? Ecco, allora. Cosa mi dicono queste stelle, questi movimenti? Questi movimenti. Allora, qui quello che vedo molto, 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 molto forte è il settore dei viaggi, delle comunicazioni, degli spostamenti, dell'estero, di tutto ciò. Cioè, movimento, qui c'è un movimento, un tuo stomaco fermo, Leone. Lo so che te, un so se ti garba tanto, perché il Leone. Muoversi troppo gli sconfinfera poco, sinceramente. Ma avete mai visto un leone che corre dalla mattina alla sera qua in là? Mai. Quindi questo, però ecco, lì diciamo, si accende la lampadina, si accende la luce proprio lì. Tutto ciò che è movimento, spostamento, viaggi, studio, comunicazioni, ma proprio il movimento, guarda, qui il movimento lo vedo molto 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 forte, molto molto acceso. Diciamo che è un settore che nel mese di settembre, insomma, nello stesso modo da quello mi fanno vedere questi transiti, poi vediamo con le carte. Ma guarda, banalmente, qui tu potresti cambiare la macchina o cambiare la moto, se t'ha la moto. Ok, tu ti potresti comprare la macchina, tu la potresti cambiare, ti potresti comprare il computer nuovo, un nuovo cellulare, cioè tutte cose anche di questo tipo. Ma quello che vedo in modo particolare, qui ci sono delle notizie che ti arrivano anche da lontano, molto positive. Non solo, qui ci potrebbe essere anche un qualche interesse, una qualche amicizia, una qualche conoscenza che tu hai lontana. Capisci che ti voglio dire? Quindi nuove conoscenze, comunicazioni importanti che arrivano, conoscenze interessanti, capisci a me? Quindi senz'altro tutto questo. No, stavo guardando Marte, esattamente. Guarda, qui tu potresti nel gruppo di amicizie, io ti vedo in un gruppo di amici, stammi a sentire, in un gruppo di amici. E va bene, ti diverti, ci sono gli amici e tutto quanto, ma ce ne sarà uno in particolare, o una in particolare che ti tirerà molto, molto l'occhio, va bene? Molto, molto l'occhio. Qui tu ti potresti anche dar da fare in una qualche associazione, un'associazione, un club. Non so, il circolo del tennis piuttosto che di lettura, ti vedo studiare. Sicuramente settembre, se tu sei uno studente, tu potresti superare, che li superi, sta tranquillo, degli esami. Se non studi ma tu lavori, tu potresti fare un corso o comunque leggere, documentarti molto per qualcosa e via dicendo. Quindi un mese molto positivo. L'unica nota dolente
per la seconda, più che altro la terza decade, ma vedo che qui torna indietro Saturno, quindi mi va a acchiappare, quindi la terza decade si potrebbe sentir riavere perché Saturno un po' va indietro, quindi vi farà sentire, vi farà tirare una boccata d'ossigeno, un tiro di sollievo, mentre la seconda decade del Leone, con questo Saturno opposto, insomma, potrebbe avere un pochino, ecco, mi viene la parola, una qualche tristezza, magari anche un momento un pochino più malinconico, non è detto sia qualcosa di grave, capite che ti voglio dire? Però insomma un pochino giù di tono, un pochino più triste del normale. Andiamo a vedere con le carte, partiamo dai miei oracoli, ho mischiato due mazzi, oracoli volume 1, oracoli volume 2, vale lo stesso discorso, se vuoi avere queste carte, vuoi informazioni, trovi giù in descrizione del video, ti lascio il link per vedere i video dove te li presento, e se no mi scrivi una mail, mandi una mail direttamente a me, le carte di Penelope @gmail.com e mi chiedi informazioni, va bene? Se sei interessato o interessata. Allora, mese di settembre per il Leone, subito a bomba così, il nido, l'amante, e l'avevamo già bellecché visto, l'amante, cos'altro? L'apparenza inganna, non tutto è come sembra, e fanno vedere la notte, ovviamente nella notte c'è quel po' di luce, ma non c'è proprio la chiarezza che c'è alla luce del sole, e infatti ci sono dei dubbi, va bene? Dubbi. Qui mettiamo qualcosa in discussione, eh? Andiamo a vedere cos'altro per il Leone, Leone settembre. Sono volate tre. Allora, presta attenzione ai dettagli. Una grande gioia porta benessere e soddisfazione, rancore e voglia di vendetta. E nel taglio la situazione, insomma, e poi parole, ne volevo tre, ne ho buttate 200. Allora, il nido, l'amante, l'apparenza inganna, i dubbi. Presta attenzione ai dettagli, vedi? Una grande gioia porta benessere e soddisfazione. Rancore e voglia di vendetta e la situazione non cambia. Ma allora, ora poi vediamo i tarocchi naturalmente, però qui, come dicevo anche in alcuni altri segni zodiacali, si vedono proprio i transiti planetari. Cioè qui si vede sia Giove in trigono e Marte in sestile, bla bla, tutti i transiti favorevoli di cui ti ho parlato, sia l'opposizione di Saturno, nel senso che qui c'è un qualcosa assolutamente di favorevole, di favorito, come ti stavo dicendo, questa cosa positiva e bla bla. Però qui c'è un qualcosa che non ti sconfinfera, un qualcosa che ti crea dei dubbi. Qui c'è paura, paura e dubbio. Paura, paura nel senso no, non ci vediamo chiaro. Siccome c'è un qualcosa che per noi almeno, per noi non è chiara. Qui ci vengono i dubbi. Potrebbe essere un particolare, come ci dicono le carte, magari una piccola cosa, un piccolo dettaglio, un piccolo particolare o di una persona, se parliamo della conoscenza che abbiamo visto, ma anche di altre situazioni che vivrai nel mese di settembre, ok? Qui ci può essere un tutto bello, tutto gioioso, grande gioia, mi piace un casino sta cosa, bello, 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 bello. Però qui c'è un qualcosa che tu potresti notare che non ti sconfinfera e che ti potrebbe mettere, fare entrare il tarlo, va bene, del dubbio nella mente. Ora, qui fanno vedere una grande gioia, ma fanno vedere anche qui che tu potresti essere arrabbiato o arrabbiata con qualcuno per qualcosa. Cioè, qui c'è un qualcuno o un qualcosa che ci potrebbe far arrabbiare. E io qui ci vedo veramente questo Saturno. Quindi far arrabbiare o rattristare, naturalmente. Una persona qui potrebbe non farsi sentire.
non farsi sentire una persona con cui abbiamo avuto sicuramente una tresca, passami il termine, un rapporto, un affetto, una simpatia, chiamalo come ti pare, e qui poi improvvisamente potrebbe aver smesso di farsi sentire, e qui, da lì la nostra rabbia. Ma più che smettere di farsi sentire, qui c'è un qualcosa che ti entra il dubbio nella mente, fammi sapere, Leone, un dubbio nella mente. Qui c'è un qualcosa che ti sconfinfera. Quindi questa grande gioia, questo benessere, questa soddisfazione che ti porta nello stesso tempo questa situazione, nello stesso tempo te la fa un po', non svilire, però ho capito, un tutta la goda a pieno, perché c'è qualcosa che non ti torna. E potrebbe essere un piccolo particolare, un piccolo dettaglio che tu noterai. Secondo me, fammi sapere, Leone, poi, va bene? Vediamo un po', vediamo i tarocchi che hanno l'ultima parola, vediamo loro che dicono. Leone, settembre 2022. Leone, mese di settembre 2022. Vedi, il cavaliere di bastoni che è uscito a testa all'ingiù. Leone, settembre 2022. Il 10 di bastoni. Leone, per il mese di settembre del Leone, no, mi rifiuto un mazzo intero, anche no, e scelgo io. Ok, il 3 di bastoni che è uscito rovesciato, è uscito a testa all'ingiù, il 9 di spade, anche lui a testa all'ingiù. Oi, oi. E il re di bastoni. Ma guarda, qui il fante delle spade in Italia. Allora, qui c'è un sospetto. Qui non lo so, o tu cominci a sospettare di questa persona. Allora, se tu c'hai un interesse verso questo re di bastoni, e te credo ce l'avrei anch'io. Qui c'è un qualcosa, vedi, che ti fa arrabbiare. Allora, qui c'è stato, ci sarà durante il mese di settembre un rapporto, un qualcosa con questa persona, va bene? Che però poi si va a inclinare per dei sospetti, per un qualcosa di non detto o che tu hai scoperto, o che comunque se tu percepisci c'è qualcosa che non va. Insomma, qui, vedi, c'è un qualcosa che non ti torna. Però io ti devo dire un'altra cosa. Io qui vedo anche questo re di bastoni che poi alla fine si fa vivo, che appare. Fammi vedere una cosa, voglio chiedere un attimo, che fra l'altro richiama anche il segno del leone, o comunque segni di fuoco, Leone, Ariete, Sagittario, Ok, il cavaliere di denari, esattamente, il 5 di bastoni, il 5 di bastoni. Io credo che questo re di bastoni, questo personaggio tornerà a farsi vivo dopo un periodo in cui è sparito, magari oltre a tutto quello che ti ho detto, Ok? Oltre a tutto quello che ti accadrà, che ti ho detto del mese di settembre, qui c'è anche una persona, che essere questo re di bastoni, questo personaggio maschile, io credo, che torna a farsi vivo, dice qualcosa che prima ci aveva taciuto, ce lo dice.
rivelandoci appunto un qualche cosa. La cosa ci potrebbe anche fare abbastanza arrabbiare, assolutamente sì, però io credo che qui qualcosa venga rivelata. Qui c'è stata una rottura, un'interruzione di un qualche tipo, un'interruzione di un qualche tipo. Quindi questo Saturno opposto si vede, però come ti dicevo ci sono tutti gli altri transiti che senz'altro porteranno gioia e sblocco di situazioni. Vediamo ancora per il Leone, Leone settembre. Un'interruzione di un qualche tipo il Leone l'ha avuta, ci scommetterei. Allora andiamo a vedere per il mese di settembre per il Leone. Ok, 000. Eccola là. Non ci sono limiti a quello che tu puoi ottenere. Hai l'abilità di creare qualcosa di nuovo durante la tua vita terrena, un creatore, quindi qui c'è la creazione, ma anche una novità, mi dice la carta. Quindi qui aspettati una qualche novità, Leone. 88, quindi qui c'è pure l'abbondanza, la prosperità. La prosperità, quindi denaro. Denaro. Cos'altro per il Leone? Se non arrivano proprio nel mese di settembre i denari, come minimo la comunicazione che ti arriveranno, qui tu la dovresti ricevere, Leone. Fammi poi sapere, guarda Marte in Ariete, non ho paura di nulla, I am fearless, sono senza paura, non ho paura. Quindi qui c'è un Ariete che vuole osare, o che si vuole arrabbiare con questo personaggio, o che, insomma, non so, con chi tu avrai queste cose in ballo, per l'amor di Dio, siamo migliaia. Comunque sia, qui c'è un leone che osa parecchio, che si butterà senz'altro parecchio, che non avrà paura di dire quello che pensa sicuramente. C'è una persona con cui tu hai interrotto rapporti, con cui c'è stata un'interruzione che potrebbe tornare a farsi viva. E però ecco, io quello che vedo, non ci vedo nulla di male, nulla di triste, nessuna tragedia, no, 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 nulla. Ma vedo te tentennante. Qui c'è un tentennamento, qui t'ha dei dubbi, c'è qualcosa che ti sconfinfera. Insomma, anche un tu ci vedi, che un tu ci vedi chiaro. Infatti ti vedo controllare, scrutare, cercare, come se tu dovessi cercare la verità di un qualche cosa. La verità di un qualche cosa. E tu ti butti, tu la cercherai. Sicuramente. Fammi sapere come andrà sta ricerca, Leone, dimmelo giù. Dimmelo giù nei commenti, va bene? Comunque ricordati, tu hai dei transiti molto molto belli, molto molto positivi, e le stelle te lo dicono: Giove, Trigono al Sole, Mercurio, Marte, insomma, vai tranquillo. Fammi sapere quali novità ti arriveranno durante il mese di settembre, va bene, Leone? Grazie per essere stato qui con me e fammi sapere giù nei commenti. Noi ci vediamo qua al prossimo video. Ciao! Eccoci qua, vi lascio ai miei... No.